costituzionale ha detto che la condivide. No, ha detto che è scelerata. Allora, poco fa Roberto Fico ha parlato di riforma costituzionale, ha detto che è una riforma scellerata e che probabilmente il no è molto più forte al sud, perché il sud ha patito per l'accentramento di potere nella mano di pochi e quindi adesso non vuole questa riforma costituzionale. Condivido, del resto lo stiamo dicendo da tempo, è un revisionismo della carta più bella del mondo e lo voglio ricordare da sud, da Napoli, in questi giorni che ancora festeggiamo le quattro giornate. Oggi abbiamo dato una medaglia, una targa a un napoletano poi divenuto messicano che fece da giovanissimo, da adolescente, le quattro giornate. Se oggi abbiamo una delle più belle, secondo me la più bella Costituzione del mondo, e perché Napoli fu la prima città d'Europa che si liberò con una rivolta di popolo dall'occupazione e dalla dittatura nazifascista. Quindi noi al sud sentiamo molto la Costituzione. Io mi auguro che venga sentita in tutta Italia, anzi ne sono certo che il no sarà forte in tutta Italia, però al sud abbiamo sete di giustizia, quindi abbiamo sete di Costituzione, abbiamo sete di giustizia sociale, di uguaglianza, di solidarietà, di dire no alla guerra, di dire sì al diritto alla salute, sì alla cultura, sì alla ricerca, sì alla scuola, sì al paesaggio, sì alla natura. Sono esattamente dei sì che vanno contro le politiche dei governi liberisti. E Renzi ci ha messo molto di suo negli ultimi tempi, nello stravolgere già di fatto la Costituzione, svuotandola progressivamente con leggi ordinarie, quindi proseguendo nell'opera di demolizione dei governi Monti, dei governi Berlusconi e degli altri. Quello è un sistema che non vuole applicare la Costituzione. Quindi io credo che non è solo un no questo che andremo a dire forte e chiaro il 4 dicembre, ma è un sì perché finalmente la Costituzione possa vivere. Quindi io credo che è cominciata da Napoli sicuramente una rivoluzione al sistema, e Napoli ha dimostrato che politicamente considera scellerate queste politiche ed è scellerata questa riforma. Quindi in questo devo dire siamo uniti in questa lotta in difesa della Costituzione e mi fa ovviamente, non può che farmi piacere. Sindaco, stamattina, sempre stando a parlare del Movimento 5 Stelle, Pizzarotti, il sindaco di Parma, ha ufficializzato la sua uscita dal Movimento. Lei come vede, ci sono alcuni che vengono espulsi, altri che se ne vanno? Come legge questi dati? Beh, abbiamo commentato più volte sul tema di contenuti di alcune battaglie. C'è stata in questi anni una condivisione, poi tra l'altro sono battaglie, come dire, sono un patrimonio comune, anzi diciamo che poi quando si è andato alla prova del governo spesso gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno dimostrato incoerenza, inadeguatezza, incapacità, mancanza di volontà, mancanza di coraggio, insomma varie dinamiche a seconda dei luoghi in cui hanno governato. Da democratico convinto, visto che parliamo di Costituzione, quando sento insofferenza al dissenso, vedo espulsioni, vedo purghe di questo tipo, è qualcosa insomma che chiaramente non posso che non condividere. Noi invece riteniamo che si debba costruire un percorso di unità delle forze che sono antisistemiche. Vedete, anche in tutti questi tempi, quando noi abbiamo teso la mano del dialogo, sinceramente, c'è stata sempre respinta indietro, perché si sentono i depositari in modo castale della unica verità possibile, così non si va lontano. Invece io sto e noi stiamo intessendo relazioni importanti con amministratori che provengono da quel mondo, con consiglieri, con un movimento d'opinione. Se guardiamo le ultime elezioni a Napoli, il Movimento Opinione 5 Stelle ha votato per noi. Quindi noi siamo per invece unire, pur nelle diversità, queste forze che sappiamo essere contro il sistema tradizionale del centro-sinistra e del centro-destra, che vogliono un riscatto e un rinnovamento della politica. Quindi Pizzarotti evidentemente si è reso conto, anche perché pure lui è stato, se non espulso, mi pare sospeso, sospeso ad divinis, un po' senza tempo, perché giustamente lui dice mazza sospensione, avrà una fine. Vedremo che cosa accade anche in ANCI, perché anche l'ANCI si deve far carico che in Italia ci sono amministratori che non stanno nelle file della politica tradizionale e quindi l'ANCI deve essere la casa comune di tutti gli amministratori. Io guarderò con molta attenzione che sarò protagonista con un mio intervento, anzi con più interventi che faremo
a Bari perché si possa finalmente costruire un ANCI che dia rappresentatività autorevole un po' a tutti, altrimenti il rischio c'è anche là, che uno non si sente a casa propria. E quindi il tema complessivo di costruire nuovi rapporti, nuove alleanze, nuove reti è fondamentale. Io, ecco, per chiudere, visto che siamo a Santa Maria la Nova, la sede della città metropolitana, nei prossimi mesi cercheremo di mettere in campo un'azione per stare tutti insieme, i sindaci, gli amministratori, i consiglieri all'interno della città metropolitana, che vogliono fortemente il rinnovamento della politica, il riscatto attraverso le nostre terre e anche una lotta a un sistema che è profondamente discriminatorio nei confronti del Mezzogiorno, se guardiamo le politiche nazionali. Con Pizzarotti sicuramente abbiamo avuto modo anche l'altra volta in ANCI di scambiare una chiacchiera e mi auguro di poter con lui parlare come con gli altri sindaci, perché poi chi amministra ha a cuore le sorti della propria comunità e avverte i medesimi bisogni, quindi da questo punto di vista io penso ci possa stare un dialogo forte. Sì, proprio a proposito di città metropolitana, oggi c'era il primo appello, sì, diciamo, per discutere del bilancio, sì, dell'ente, sì, con i sindaci. Poco fa Matteo Brambilla ha detto che è abitudine di questa amministrazione far approvare i bilanci in calcio d'angolo per poi porre dei paletti e farli rispettare. No, insomma, Brambilla abbiamo già dimostrato in Consiglio Comunale che pur perdendo molto tempo a leggere i bilanci non riesce a comprenderli facilmente. È vero che i bilanci sono difficili, sono tecnicamente complicati, però lui, diciamo, fa fatica proprio a comprendere che cos'è un bilancio, che cos'è l'avanzo vincolato, che cos'è il bilancio consolidato, che cosa sono i patti di stabilità, che cos'è il fiscal compact, che cosa sono i limiti del governo centrale. Ecco, Brambilla è per esempio l'esempio di chi preferisce costruire mura invece di cercare le ragioni del dialogo pur nelle diversità. Lui potrebbe fare un'opposizione diversa, costruttiva, migliorativa, invece vediamo inadeguatezza, arroganza, presunzione e forte incapacità a dare un contributo in Consiglio Comunale. Grazie.